Bene, me la spiega quella norma in maniera che possa capirla anch'io? Guardi, la questione è molto semplice. Con questa norma si esclude l'applicabilità delle sanzioni penali per i fatti di bancarotta a tutte le situazioni in cui c'è stata una dichiarazione di insolvenza e non il fallimento. Il problema è che queste situazioni sono normalmente le più gravi. Per esempio, i crack Cirio e Parmalat sono situazioni in cui vi è stata solo la dichiarazione di insolvenza non seguita dal fallimento. Ebbene, con questa norma i fatti di bancarotta dei quali sono accusati gli amministratori di Cirio e di Parmalat e tutti gli altri imputati coinvolti in quelle inchieste non potranno essere più puniti. Quindi, per esempio, anche Cesare Geronzi, che è coinvolto, nel crack Parmalat e nel crack Cirio, va a casa, Per è tutti assolto. gli imputati dovrà essere pronunciata immediatamente una sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, non è più bancarotta, quelle condotte non sono più fatti di bancarotta, non sono più reati.